Grazie al professor Catricalà e grazie soprattutto per questo richiamo ad una cultura che non c'è. Adesso darei subito la parola al professor De Rita, presidente della Fondazione Censis. Cambiamo un po' discorso, perché quello che ha detto Catricalà è, dal punto di vista della regolazione del diritto, dei comportamenti e della correttezza dei comportamenti profondamente giusti. Io tratto un altro argomento. Come è cambiato il mondo del consumerismo, con quali strategie si è mosso, dove è arrivato oggi? Dobbiamo riconoscere che chi ha visto dal di fuori, come ho visto io in parte, lo sviluppo del mondo del consumerismo l'ha visto crescere molto in fretta e su una logica prima di rappresentanza e poi di rappresentazione. È cresciuto molto in fretta. Se uno vede l'elenco delle organizzazioni di consumerismo, se uno vede la presenza nelle sedi pubbliche o nelle sedi private, nei comitati, nei consigli delle fondazioni, eccetera, eccetera, il mondo del consumerismo si è affermato. Ma come era nato? Era nato come un modo di rappresentare un determinato tipo di interesse, un determinato gruppo sociale, un determinato modo di esigenza di sicurezza, di esigenza di copertura di un bisogno, di non essere disturbati, travolti nei propri comportamenti dai poteri degli erogatori di servizio o dei venditori di beni. Ricordiamocelo, perché le prime organizzazioni sono organizzazioni chiaramente di rappresentanza. In alcuni casi nascevano in organismi di rappresentanza sociale, sindacali, altre volte in sede di rappresentanza locale, ma era rappresentanza, almeno c'era il bisogno del rappresentare. È stato tutto così? Oppure i primi 5, 10 anni, 20 anni siamo passati dalla rappresentanza alla rappresentazione? Perché era molto più facile fare uno scandalo, era molto più facile fare una denuncia, era molto più facile fare un fiammeggiante comunicato stampa. Cosa ci fosse dietro quel comunicato stampa, quella denuncia, quella manifestazione, quella giornata per, era più difficile capire. Molto spesso c'era l'esigenza di consolidare la presenza delle organizzazioni. Però questo ha creato due elementi fondamentali, due effetti fondamentali. Il primo, che allontanandosi dalla rappresentanza per fare rappresentazione, tutto è diventato più grigio. Sembrava che assumesse più colore, perché una botta dopo l'altra, un colpo di teatro dopo l'altro, una denuncia fuori botta dopo l'altra, invece è diventato tutto più grigio. Perché in effetti poi la società italiana, specialmente quella che ha descritto stamattina Baglioncelli e Ipsos, è una società afflitta, accidiosa, insipida, non si motiva. E quindi ha visto passare le rappresentazioni, le tante rappresentazioni, come un elemento di presenza. Ci sono anch'io, ho fatto anch'io, ci siamo anche noi, abbiamo fatto anche noi. Quindi un passaggio dalla rappresentanza alla rappresentazione che ha creato una crescita di indistinto nel mondo del consumerismo. Noi stessi, io stesso, quando mi devo orientare nel mondo del consumerismo, fosse anche all'interno di un'organizzazione di cui faccio parte da anni, il Forum dei Consumatori, la Fondazione del Forum Consumatori dell'ANIA, cioè delle imprese assicurative, trovo difficoltà a vedere i 10-12 miei colleghi di parte consumerista, da dove vengono, come vengono, come si comportano, quali valori. Tutto è un po' indistinto. E questo è un pericolo vero che il mondo del consumerismo dovrebbe in qualche modo. Il secondo effetto, se passi dalla rappresentanza
alla rappresentazione, al comunicato stampa, all'iniziativa, alla denuncia, eccetera, eccetera, tu fai hai avuto un secondo effetto, e si è avuto la moltiplicazione dei soggetti. Troppi soggetti, troppe associazioni, troppe organizzazioni. Perché fare rappresentanza, chi la fa lo sa benissimo, è faticoso e difficile. Fare rappresentazione basta un po' di furbizia da ufficio stampa, basta far uscire il comunicato il sabato perché la domenica esce sicuro, non il giovedì o il venerdì perché nelle pagine economiche c'è altro, invece di trovare il giorno vuoto. Lei prende l'argomento che attira subito l'attenzione. E allora non è difficile fare moltiplicazione associativa, creando anche qui un panorama indistinto. Questi due elementi, questa specie di motore immobile che è stato il passaggio dalla rappresentanza alla rappresentazione, ha creato da una parte un indistinto della rappresentazione e dall'altra parte un indistinto molto ricco magari delle organizzazioni. E questo alla fine anche i processi di regolazione, anche i rapporti con i giudici amministrativi, anche certe volte ormai anche i rapporti con la stampa subiscono questo fatto. Ma da dove viene questa organizzazione, chi rappresenta questa associazione, quale tipo di consumerismo c'è dietro questo argomento? E questo è un qualcosa che tutti coloro che fanno consumerismo dovrebbero in qualche modo accettare, riflettere. Non perché debbano tornare alla rappresentanza quasi sindacale, non perché debbano diminuire di numero e fare una concentrazione. I due problemi non ci sono, troppe organizzazioni con carattere chiaramente indistinto del panorama, troppa rappresentazione con carattere indistinto delle cose che si vuole. Però la società è e anche questo settore è andato col bene. E dove è andato col bene? È andato evolvendo sostanzialmente in due direzioni. Tenendo conto delle difficoltà e dei pericoli che ho indicato prima, che non sono naturalmente risolti. Il primo, se ci badate bene, è già stato detto da qualcuno, è la logica della presenza, anche conflittuale, del consumerismo si sposta dal dopo al primo. Non faccio consumerismo sul prodotto, faccio consumerismo nella legislazione, nella regolazione, nel modo di pensare le cose, nel modo di gestire. Non faccio la denuncia della polizza auto che mi ha rovinato, che ha rovinato una famiglia, non lo so. Faccio insieme alle organizzazioni che fanno alle compagnie, tento di entrare in questa logica dando consigli, non consigli. Ha già detto Dona, questa è la novità degli ultimi anni, una novità anche rispetto ai francesi, ha detto Dona, perché i francesi sono ancora la rappresentazione drammatica per fare casino, si dice. Noi certo lo sappiamo che mettere le organizzazioni di consumatori dentro un processo di definizione delle tariffe assicurative o nei processi di definizione delle tariffe dei treni pendolari è difficile anche per i consumatori, perché hanno sempre il senso che vengono acquisiti dai padroni, diciamo così, e quindi in qualche modo strumentalizzati. Però è la strada di non aspettare che ci sia un treno pendolare che finisce male, una polizza assicurativa che manda in malora qualche categoria, un modo di organizzare magari il servizio sanitario, aspettare che arrivi il morto per poter fare poi l'azione contraria.
Questo passaggio è un passaggio delicatissimo anche sul piano politico. Perché io consumerista, invece di fare la battaglia dura, drammatica contro le compagnie assicurative sull'RC auto, mi metto dentro un forum, un comitato, un'organizzazione mista, un gruppo di controllo, un gruppo di progettazione. Sono tutte formule che potrebbero essere considerate quasi di assimilazione, di cattura del consumatore nel processo decisionale. Invece probabilmente l'unica cosa che si può fare, è evidente, poi uno può anche sospettare che un consumatore si è venduto, diciamo così, però quella è la strada. E se c'è etica, come c'è etica, ormai antica, i consumatori, quel tipo di realtà viene subito esposta, ma è il passaggio dall'ex post, cioè lavoro sul prodotto finale di un processo decisionale, la polizza e i suoi effetti, faccio ancora, e invece lavoro ex ante all'interno, e lavoro con l'azienda, lavoro con la compagnia, lavoro con gli agenti, ma lavoro anche con l'autorità, perché il processo ex ante non è soltanto con l'azienda, ma anche nella regolazione, per esempio, dell'autorità della concorrenza. E questo è il punto su cui, secondo me, oggi si misura la maturità del movimento. Il movimento ha bisogno di sapere che una grande stagione della sua vita, quella della rappresentazione drammatica e della forza di spinta per colpire ex post un determinato prodotto, una determinata polizza, un determinato servizio, un determinato modo di essere, e in qualche modo sta cambiando, e cambia andando verso una dimensione ex ante nella logica di una partecipazione, tra virgolette, di un star dentro al processo di formazione del prodotto e del servizio, e del prezzo del servizio, del costo del servizio, della qualità del servizio, e lì questa. Se non fai questo, se continui a dire ma io aspetto la rappresentazione, aspetto di poter denunciare e rappresentare il male, stiamo cercando, perché il consumatore farà da solo. Guardate quello che sta avvenendo in questo periodo, a partire già da alcune cose di Bagnoncelli, è l'assunzione del consumatore di fare arbitraggio. Questo compro, questo lo compro, questo valuto la qualità, questo non valuto la qualità, su questo vado a vedere la tracciabilità, questo no, questo lo compro al discount perché voglio il low cost, e questo me lo compro anche al negozio di lusso perché mi levo pure lo sfizio dopo aver fatto risparmio al discount. Il consumatore di oggi, lo dicevo in un'intervista prima di cominciare, è il soggetto più, non più sobrio, ma più ragionatore che esiste oggi. E diceva Maietta prima ancora di che cominciasse la crisi. La crisi ha accentuato questo processo di misura, di volontà di misura, di controllo del comportamento di consumo. Comportamento felice di una volta spensierato non c'è più, è stato sostituito da un consumerismo di massa, dico io, dove l'associazionismo rischia di essere secondario rispetto a milioni di persone che decidono sui prodotti, sulle tariffe, che vanno a vedere sul web se quel prodotto bancario costa più o meno, se quel volo su Milano costa più o meno, e alla fine, se tu ci metti milioni di comportamenti di questo genere ogni giorno, tu hai fatto già il consumerismo di massa, tagliando in qualche modo fuori le associazioni, se le associazioni non vanno sull'altro tavolo, cioè vanno sul tavolo della configurazione ex ante del processo decisionale che porta al servizio, al prodotto, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono le variabili su cui ci muoviamo in questi
giorni, in questi mesi. Naturalmente è giusto che l'Europa continui a darci delle gambe in cui muoverci, però vedete anche che il consumerismo italiano ha spazi, o si è creato spazi, o avrà spazi in futuro se si va verso un consumerismo di massa, come l'ho chiamato io, consumerismo seriale, che forse l'Europa non immagina. E su questo permettetemi una battuta, visto che ha tenuto campo il discorso di Baglioncelli prima e il discorso di San Giuliano. Guardate che il nostro atteggiamento verso l'Europa è destinato ad accentuare il suo pessimismo. Noi andiamo verso, non so perché il Signore ci ha dato queste elezioni europee in primavera, che noi in primavera avremo una sbandata antieuropeista spaventosa. Perché lo vediamo già oggi. Perché la logica è una logica che non riesce a capire quali sono l'utilità di stare in Europa, e ne vede invece tutte le negatività, comprese magari l'articolazione delle normative europee. Quindi in qualche misura dobbiamo, e finisco proprio, restare attenti a quello che siamo, quello che siamo stati. La storia del consumerismo è una storia bella, è una storia però che è passata per percorsi che non possiamo più ripercorrere. Bisogna andare in spazi nuovi, fare vera rappresentanza ex ante nel processo decisionale, gestire la qualità di quel consumerismo di massa che sta arrivando come quasi naturale. E in questo le associazioni sono talmente cambiate in questi ultimi anni, poi se saranno 20, 25 o 12 o 5 interessa poco, però quello che interessa è che venga assunto come nuovo il tipo di sfida che mi sono permesso di illustrare. Grazie.